quando taglieremo il nastro di quest'opera? Allora, dipenderà ovviamente dal, come dire, dalla tenuta del tempo, per cui dipende dalle condizioni meteoclimatiche. Io mi auguro che per Natale noi avremo questa pista ciclabile. Un sogno durato oltre 10 anni per alcuni, un desiderio che si avvera per molti, per tutti una via di comunicazione in sicurezza con il centro abitato, in linea con la nuova visione di mobilità sostenibile del comune di Fano. Non è un caso, infatti, che, come annunciato più volte dall'attuale sindaco Seri, la ciclabile Fano Fenile diventerà una delle direttrici principali, assieme ad altre, per la rete delle vie ciclabili della Fano del 2030. Il sindaco era disposto ad agire anche d'imperio se lo stallo dell'opera, dovuta ad una causa legale intrapresa del proprietario del terreno sul quale verrà realizzata la parte verso la città del tratto sul cavalcavia dell'autostrada, non si sarebbe sbloccata e che consentirà, una volta ultimata la pista ciclabile, di evitare da parte di ciclisti e pedoni pericolosissimi attraversamenti e di essere anche in balia, soprattutto in ore di scarsa visibilità, dei mezzi che frecciano a pochi centimetri dalla sede stradale. Da qualche giorno sul versante di Fenile sono iniziati i lavori preparatori di pulitura e di sfalcio delle erbacce. E quindi è una soddisfazione, ci sono stati tanti problemi, molti dei quali, anzi quasi tutti, non dipendevano dall'amministrazione comunale. Abbiamo riservato già a fine dell'anno scorso diverse decine di migliaia di euro per la realizzazione di questo progetto, che stiamo facendo in collaborazione con la provincia. Abbiamo superato tutti gli impedimenti burocratici, cause, diciamo, che sono giunte al comune di Fano per contrastare questa scelta, e oggi possiamo dire con soddisfazione che i lavori sono stati presto, insomma, troveranno fine e renderanno più sicuro e agevole il collegamento ciclabile tra Fenile e Fano.